Alleluia, grazie al Signore, alleluia, che ogni volta Lui ci dà nuove forze. Amen. Il Signore ogni giorno ci dà nuove forze. Amen. Quando noi crediamo in Lui, perciò noi non dobbiamo mai, cari, mai scoraggiarci. Possiamo avere prove, difficoltà, attraversare momenti difficili, circostanze negative, ma il Signore ci darà sempre nuove forze. Alleluia! E la Sua presenza ci ristorerà sempre. Amen. Gesù Cristo ha detto che dovunque ci sono due o tre riuniti nel Suo nome, Lui è qui in mezzo a noi, Lui è presente in mezzo a noi, in mezzo a quelle persone dove sono due o tre radunati nel Suo nome. Dovunque si radunano i figli di Dio, Lui è con noi. Possiamo essere due, tre, possiamo essere pochi, non importa. Possiamo avere problemi, difficoltà, non importa. Ma quello che importa è che Gesù Cristo è con noi. Amen. Amen. E Lui ce lo ha promesso. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Lui è con noi. Quando noi crediamo veramente in Lui, Lui è con noi, col Suo Spirito Santo, alleluia. E noi dobbiamo, amen, avere la certezza di questo. Gloria a Dio, gloria al Signore, amen. Gesù dice queste parole nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, alleluia. Giovanni 17, amen. Vi invito ad aprire questa parola, leggeremo questo versetto, solamente un versetto, che è molto importante, molto significativo. Giovanni 17, al versetto 3. Gesù dice: or, questa è la vita eterna, che conoscano te, che sei il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Amen. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Amen. Potete sedervi. Noi dobbiamo capire quanto è importante, alleluia, questa parola. Questa parola è importantissima, perché Gesù dice: questa è la vita eterna. Amen. Conoscere il vero Dio. Quando noi iniziamo a conoscere il vero Dio, iniziamo a conoscere Dio come? Come si può conoscere Dio? Con la Sua parola. Per mezzo della Sua parola, della Bibbia, noi possiamo conoscere il vero Dio. Il vero Dio. Perché purtroppo in questo mondo ci sono tanti falsi dei. Dei falsi. Religioni false. Idoli. Ci sono tanti inganni in questo mondo. Allora, per noi è essenziale, gloria a Gesù Cristo, conoscere il vero Dio. Alleluia. E come possiamo conoscere il vero Dio? Conoscendo la Sua parola. Stai dedicando del tempo a conoscere la Sua parola? O la Sua parola per te è solo alla domenica mattina? Molte persone oggi ascoltano la parola di Dio solo alla domenica mattina e poi durante la settimana vivono lontano dalla parola. Ma noi, alleluia, che siamo veri figli di Dio, dobbiamo vivere ogni giorno in contatto con la parola. Amen? Perché la parola ci porta alla conoscenza. Alla conoscenza dell'unico vero Dio. Alleluia. Che si è rivelato, cioè si è fatto conoscere, l'unico vero Dio, il Dio che ha creato i cieli e la terra, il Dio che ha fatto
il sole, le stelle, la luna, i pianeti. Alleluia. Il Dio dell'universo. Il vero Dio si è fatto conoscere, si è rivelato, si è manifestato per mezzo della persona di Gesù Cristo. Amen. Perché è scritto nella parola di Dio. C'è un solo vero Dio. Amen. C'è solo un vero Dio. È un solo mediatore fra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo. Per arrivare a conoscere l'unico vero Dio, noi dobbiamo arrivare per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Amen. Gesù Cristo è il nostro mediatore, il nostro intermediario fra noi e Dio. Alleluia. Per questo che qui dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, che sei il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Noi dobbiamo conoscere il Signore, cari. Noi ogni giorno dobbiamo dedicarci a conoscere il Signore. Amen. A conoscere Lui, a conoscere la Sua parola. Alleluia, Signore. A conoscere la Sua verità. Perché quando noi conosciamo la verità ci rende liberi. Amen. E la verità è la parola di Dio. La verità è Gesù Cristo, che Dio ha mandato. Perché la Bibbia ci insegna che Gesù Cristo è la parola. Amen. Gesù Cristo stesso è la parola. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E quella parola si è fatta carne, è venuta sulla terra. Gesù Cristo, alleluia, venne sulla terra come uomo. Lui si fece uomo per quale motivo? Per farci conoscere il vero Dio. Perché noi non lo potevamo conoscere. Noi eravamo peccatori. Eravamo, dice la Bibbia, morti nel peccato. Vivevamo nelle tenebre, nella schiavitù. Noi non potevamo conoscere Dio. Con la nostra mente carnale, con la nostra mente umana, piena di confusione, era impossibile che noi conoscessimo Dio. Noi non potevamo conoscere Dio con la nostra mente umana. Ma Gesù Cristo è venuto, alleluia, è venuto come uomo. Cioè Lui, essendo il Figlio di Dio, Lui essendo la parola eterna, il Verbo, è venuto sulla terra, si è abbassato al nostro livello. Ed è venuto come uomo fra gli uomini per far conoscere il vero Dio agli uomini. Infatti è scritto, guardate cosa dice in Giovanni, queste sono le grandi verità, dei fondamenti che noi dobbiamo sempre ricordarci. Giovanni 1 verso 4, guardate cosa dice. Parla della parola. La parola che era nel principio, e quella parola era Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio, che era presso il Padre. Alleluia. Verso 4 dice: in lei era la vita. Amen. E la vita era la luce degli uomini. Vedete? Qui, questo versetto che è essenziale, questo verso che è fondamentale, sta parlando di Gesù Cristo. Alleluia. Amen? Dice: in Lui era la vita. Alleluia. Gloria a Gesù. In Lui era la vita. In Lui, in Gesù Cristo, la parola, in Lui
vita. Perciò quando gli uomini vivono lontani da Lui, non hanno la vita. Chi vive lontano da Gesù Cristo, chi non ha la presenza di Gesù Cristo, chi non ha la fede in Gesù Cristo, è morto. Perché Gesù Cristo è la vita. E la vita era la luce degli uomini. Quando gli uomini, quando le persone vivono lontano da Gesù, non hanno la vita. Non hanno la luce. Sono morti, sono nel buio, nella confusione, nel peccato. Ecco perché il mondo è in queste condizioni terribili, miserabili. Questo mondo si sta perdendo. Questo mondo è smarrito. Perché il mondo non vuole conoscere Dio. Per questo che il mondo, ogni giorno che passa, peggiora sempre di più. E alla fine andranno alla perdizione, all'inferno. Chi non crede in Cristo, chi non conosce Cristo, alla fine perderà la sua anima e andrà all'inferno. Ecco perché il mondo è in queste condizioni. Spesse volte quando predichiamo fuori le persone dicono: ma perché Dio non fa nulla? Perché ci sono le guerre? Perché i bambini muoiono? Perché terremoti? Beh, dov'è Dio? Queste cose che succedono non è colpa di Dio, è colpa degli uomini ribelli, perché l'uomo non vuole stare con Dio, l'uomo non vuole seguire la via di Dio. E poi quando vengono le distruzioni l'uomo si lamenta. Ma non è colpa di Dio, è colpa dell'uomo che vive lontano da Dio. E quando l'uomo è lontano da Dio, il diavolo li distrugge, li rovina. Il diavolo li domina. Il male, il peccato. L'uomo vive nell'odio. Ecco perché vengono le guerre. L'odio dell'uomo. L'orgoglio, la cattiveria, perché gli uomini non vogliono credere in Gesù Cristo. Lo dice la parola. In Giovanni 3 dice così. Amen. Al verso 18 dice: chi crede in Lui non sarà condannato. Cioè chi crede in Lui, chi crede in Gesù, non si perderà. Chi crede in Gesù non sarà condannato. Ma chi non crede è già condannato. Questa è una grande verità. Questa è la parola del Signore. Chi crede in Lui, chi crede in Gesù Cristo, che è il Salvatore che Dio ha mandato, chi crede in Lui non sarà condannato, non si perderà. Chi crede in Lui ha la vita eterna, alleluia. Ma chi non crede è già perduto. Adesso, chi non crede adesso è già perduto. Per quale motivo? Dice: perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Amen. Cari, la nostra unica speranza è credere nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Amen. Tu devi credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Amen. Che Dio lo ha mandato. Che Gesù Cristo è il Messia, il Salvatore. Che Lui è la nostra salvezza, la nostra speranza. Tu devi credere nel nome del Figlio di Dio. Qual è il suo nome? Il suo nome è Gesù Cristo. Alleluia. Credi nel nome di Gesù. Credi nel nome di Cristo. Confida nel nome del Signore Gesù Cristo. E tu non ti perderai, caro. Tu non ti perderai. Ma tu avrai la certezza della vita eterna. Perché Dio lo ha mandato per salvarci dai nostri peccati. Lui, che era l'unico giusto, l'unico santo, è morto per noi su quella croce. Lui ha dato il suo sangue per noi.
Lui ha dato la sua vita per noi, è morto per salvarci dai nostri peccati. Lui, il Figlio di Dio, il Messia, Gesù Cristo, il Salvatore. Noi dobbiamo credere fermamente in Lui, con tutto il cuore. Dobbiamo credere in Lui. Amen. E dobbiamo mantenere la fede, perché il diavolo vuole che Dio lo sgridi. Il diavolo vuole rubarci la fede. Il diavolo non vuole che noi abbiamo fede, vuole farci perdere la fede, anche se noi siamo già credenti. Ma Satana vuole rubarci, vuole disturbarci, vuole farci perdere la fede. Ma noi cosa dobbiamo fare? Ogni giorno dobbiamo far crescere la fede. Amen? Come? Con la parola di Dio. Come dicevo prima, conoscere la parola di Dio, questa è la vita eterna. Conoscere il vero Dio e Gesù Cristo che Lui ha mandato. Noi dobbiamo conoscere la parola. Allora con la parola la nostra fede aumenterà. Amen? La nostra fede crescerà. E la Bibbia dice che tutti coloro che credono che Gesù è il Figlio di Dio hanno vinto il mondo. La nostra fede vince il mondo. La nostra fede è la vittoria contro il mondo, contro il male. La nostra fede in Gesù Cristo è la nostra vittoria. E il diavolo vuole rubarti la fede. Ma tu devi essere intelligente. Tu devi essere saggio. Alleluia. E ogni giorno devi sforzarti di far crescere la tua fede. Amen. Conoscendo la parola, leggi la parola, medita la parola, studia la parola, conosci la parola del Signore farà crescere la tua fede e la tua fede diventerà una fede incrollabile, una fede potente, una fede vittoriosa. Ma chi non crede in Gesù è già perduto, perché chi non crede nel nome del Signore Gesù Cristo sta rifiutando il dono di Dio. La parola di Dio è chiara, dice: il salario del peccato è la morte. Chi vive nel peccato andrà alla morte, che vuol dire alla perdizione, all'inferno. Ma poi dice il dono di Dio. Il dono vuol dire il regalo. Il regalo di Dio, il dono di Dio è la vita eterna per mezzo di Cristo Gesù. Per mezzo di Cristo che Dio ha mandato, noi abbiamo il dono della vita eterna. Amen? È un dono, tu non devi fare niente per guadagnartelo. Un dono è un regalo. Dio ce lo offre gratuitamente. Noi dobbiamo soltanto credere. La salvezza Dio ce la offre gratuitamente, cari. Questo è il dono più grande. Amen? Il dono della vita eterna, gloria a Dio, in Cristo. Il dono della salvezza. Amen? Hai tu ricevuto questo dono? Amen! Amen! Hai ricevuto il dono? Amen! Se c'è qualcuno che non l'ha ancora ricevuto, questa mattina lo può ricevere. Lo può ricevere. È un dono gratuito. Amen? È un dono che ci viene offerto dalla misericordia di Dio. Infatti dice: chiunque crede in Lui non si perda ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ci ha tanto amati, fratelli, sorelle, anche se alcuni dicono di no. Alcuni vogliono negare l'amore di Dio, dicono no, ma Dio non ama gli uomini. Ma la Bibbia dice che Dio ci ha tanto amato. Dio ci ha amato. Dio ha avuto un grande amore per noi. A tal punto è arrivato l'amore di Dio che ha dato suo figlio per noi.
Dio ha dato il suo figlio per noi. Dio ha mandato suo figlio a morire per noi su una croce maledetta. La croce era un segno di maledizione. Chi moriva sulla croce a quell'epoca, quando l'impero romano regnava lì nella Galilea, chi moriva sulla croce era considerato un maledetto. Eppure Gesù ci ha tanto amato che è morto per noi su una croce. Lui che era benedetto in eterno, lui che è benedetto in eterno, è morto su una croce di maledizione. Gloria a Dio. Lui che era santo dall'eternità, santo, puro, pieno di luce, di gloria, lui, il re dei re, il figlio di Dio, lui, l'unico santo, ha preso i nostri peccati, fratelli. Pensate quanto ha sofferto Gesù. Questa è stata la sofferenza di Gesù. Non tanto i chiodi nelle mani, quelli gli hanno fatto male sicuramente, ma la più grande sofferenza è stato il peccato che lui ha preso. Perché quando lui ha preso il peccato, lui è stato separato dal Padre. In quel momento il Padre non poteva stare col figlio, perché tutti i peccati erano su di lui. E in quel momento lui gridò e disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oh, lui ha preso i nostri peccati e in quel momento lui fu abbandonato da Dio. Lo sapete questo? Affinché noi non siamo mai più abbandonati. Lui è stato abbandonato per noi. Così tu e io oggi, amen, abbiamo la certezza che Dio non ci abbandonerà mai. Per la misericordia di Gesù Cristo. Lui è morto per darti la vita. Lui ha pianto per darti la gioia. Lui ha passato una grande tribolazione per darti la pace. Amen. Lui è sceso, dice la Bibbia, lui è sceso nelle parti più basse della terra, così tu un giorno tu puoi salire nelle parti più alte del cielo. Alleluia. Lui è sceso fino a noi, così un giorno noi possiamo salire fino a lui. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Amen. Dio ha tanto amato il mondo e lo grideremo fino alla fine, gloria a Dio, nelle piazze di tutto il mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, alleluia, ha dato il suo unigenito figlio, alleluia, affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia la vita eterna. Non si perda. Chiunque crede in lui. Sai cosa vuol dire chiunque? Qualunque persona, non importa la razza, non importa l'età, non importa il tuo passato, qualunque persona crede, Dio lo salva. Dio lo benedice. Chiunque crede in lui non si perda, ma abbia, alleluia, la vita eterna. Questo è il dono di Dio. Questo è il grande dono di Dio. Il grande dono di Dio, cari, il grande dono di Dio è Cristo. Amen. E noi dobbiamo ricevere Lui. Perché quando Lui venne sulla terra, Lui venne in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Lui, Gesù, venne a Gerusalemme, in Israele, venne in mezzo al suo popolo, ma il suo popolo non lo ricevette, non credete in lui. La maggior parte dei giudei, degli ebrei, del popolo di Israele, non credettero che Gesù era il Messia, l'inviato da Dio, il Salvatore, il Figlio di Dio. Gli ebrei non credettero. E allora dice Giovanni 1, al verso, alleluia, al verso 10, dice: lui era nel mondo,
Lui venne nel mondo. Amen. Dio lo mandò nel mondo per salvare il mondo. E dice: e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non lo ha conosciuto. Vedete? Gesù Cristo, alleluia, il figlio di Dio, Gesù Cristo la luce, alleluia, Gesù Cristo la luce, venne nel mondo, la parola fatta carne, come leggeremo qui più avanti. Lui, il figlio di Dio, venne nel mondo, ma il mondo non lo ha conosciuto. Il mondo non lo riconobbe. La maggior parte degli uomini non credettero. Ma poi dice: egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Lui è venuto in casa sua. Lui è venuto in mezzo al popolo di Israele. Lui camminò nelle strade di Gerusalemme. Lui visse 33 anni in mezzo al popolo giudeo. In mezzo al popolo di Israele, lui venne in casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Lo rifiutarono, lo rigettarono. Ma poi dice la grande verità. Ma, nel verso 12, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, alleluia, i quali credono nel suo nome, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Potete dire amen? Amen. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, Gesù Cristo, tutti quelli che credono nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo, chiunque crede nel nome di Gesù Cristo e lo riceve, crede in Lui, lo riceve come Signore Salvatore della sua vita, lo riceve per fede, amen? Crede in Lui per mezzo della fede, amen, lo riceve nel cuore per mezzo della fede, crede in Lui. Lui ci ha dato l'autorità di diventare figli di Dio e noi abbiamo creduto, amen? E oggi siamo figli di Dio. Prima eravamo figli del diavolo. Sì? Che Dio lo sgridi nel nome di Gesù. Prima noi eravamo figli del diavolo. Eravamo figli del peccato. Figli del mondo. Eravamo figli di ira, dice la Bibbia. In altre parole, eravamo figli di maledizione. Eravamo figli senza Dio. Perduti nel mondo, nel peccato, eravamo figli della perdizione. Ma dal momento, alleluia, dal momento che abbiamo ascoltato l'Evangelo e il Vangelo ha illuminato il nostro cuore, la parola di Dio ha illuminato il nostro cuore, e dal momento che abbiamo creduto in Gesù Cristo, grazie a Dio abbiamo creduto in Gesù, noi siamo diventati figli di Dio. In quell'istante, quando abbiamo creduto, alleluia, tutti i nostri peccati sono stati cancellati. Perché noi abbiamo creduto nel nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo. E abbiamo creduto che è morto sulla croce per noi. Amen. Tu devi credere che Lui è morto sulla croce. Devi credere che Lui è morto per salvarti. E che quel sacrificio che Lui ha fatto sulla croce è valido anche per te, vale anche per te. Alleluia. Tu devi credere oggi che Gesù Cristo è morto per salvarti. E se tu lo credi col tuo cuore, tu sarai salvato. Amen. Questo dice la Scrittura. E i tuoi peccati saranno cancellati. Amen. E tu sarai un figlio di Dio, sarai una nuova creatura in Cristo Gesù, e sarai un uomo benedetto. Amen. Sarai una persona benedetta. Alleluia. Benedetta da Dio.
Amen. Verso 12 dice: ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quando noi crediamo in Gesù, noi nasciamo di nuovo. Amen. Noi nasciamo da Dio e diventiamo figli di Dio, perché nasciamo per mezzo del suo Spirito, nasciamo di nuovo per mezzo dello Spirito Santo che entra in noi. Nel verso 14 dice: e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra di noi, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Amen. Gesù Cristo è la parola, Gesù Cristo è la luce, e questa parola che era nel principio con Dio, fin dall'eternità, la parola era con Dio, la parola era eterna, la parola era, gloria a Dio, in Dio, era uno con Dio, alleluia, era Dio, la parola era Dio, e questa parola è venuta sulla terra e si è fatta carne nella persona di Gesù Cristo, e lui è venuto come uomo. Amen. In altre parole, lui è sceso al nostro livello e si è fatto come simile a un uomo, si è fatto simile a un uomo e ha camminato sulla terra come un uomo per salvarci dai nostri peccati, per mostrarci il vero Dio. Amen. Per questo che quando Gesù era sulla terra, Gesù poteva dire qualcosa che nessun uomo può dire. Gesù diceva: chi ha visto me ha visto il Padre, chi vede me vede il Padre, chi conosce me conosce Dio, perché Gesù era la parola fatta carne, la parola che porta la conoscenza di Dio, la parola che è parte di Dio, che è proceduta da Dio, la parola che è uscita, alleluia, dal cuore di Dio. La parola di Dio si è fatta carne e Gesù Cristo è venuto come uomo. Per questo che lui diceva: chi mi conosce, conosce Dio. Chi mi vede, vede Dio. Amen. Io sono la via, la verità e la vita, diceva il Signore. E noi dobbiamo credere con tutto il cuore questo. Ed è lì che noi iniziamo una nuova vita con Gesù Cristo. La sua luce arriva in noi. Il suo Spirito, alleluia, la sua presenza riempie i nostri cuori e noi siamo illuminati, siamo salvati, siamo liberati, siamo trasformati e diventiamo figli di Dio. E da quel momento noi possiamo vivere in contatto con Lui. Amen? Prima non potevamo vivere in contatto con Lui, perché prima noi vivevamo nel peccato. Quando gli uomini vivono nel peccato, sono separati da Dio, sono lontani da Dio. Il peccato, il male, i cattivi desideri, la disubbidienza, l'incredulità, separa gli uomini da Dio, perché Dio è santo e gli uomini sono peccatori, non possono vivere in contatto con Dio. Ma quando l'uomo si pente, alleluia, quando l'uomo si ravvede, quando l'uomo si converte, chiede perdono a Dio. Tu devi chiedere perdono a Dio. Amen? Noi dobbiamo chiedere perdono a Dio. E quando noi chiediamo perdono a Dio, Dio ci purifica da ogni peccato. Perché Gesù Cristo è venuto per questo. Amen? Quando Lui era sulla croce, Lui diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali. Gesù Cristo è morto per darci il perdono.
Amen. Gesù Cristo è morto per darci il perdono, e se tu credi questa verità, tu sarai perdonato. Se tu credi questa parola, tu sarai perdonato da Dio, sarai completamente purificato, completamente rinnovato. Sarai una nuova persona, una nuova creatura in Gesù Cristo. Prima lettera di Giovanni dice, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, il verso 11 dice: la testimonianza è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna e che questa vita è nel suo figlio. Vedete? Dio ci ha donato la vita eterna, e la vita eterna è nel suo figlio. Noi dobbiamo credere nel suo figlio che è morto per noi sulla croce per darci la vita eterna. Noi dobbiamo credere nel nome del suo figlio. Dobbiamo ricevere il suo figlio. Amen. Verso 12 dice: chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vedete? Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Per questo che tu devi essere sicuro di avere il figlio di Dio nel tuo cuore. Il figlio di Dio nel tuo cuore. La presenza del figlio di Dio. E quando il figlio di Dio è nel tuo cuore, tu hai la vita. Perché lo spirito di Dio è dentro di te, vive in te. Lo spirito di Dio ci dà la vita. Amen. E tramite Gesù Cristo noi abbiamo la vita eterna. Perciò questa mattina vogliamo fare veramente tutti insieme una preghiera. Amen. Amen. Nella quale noi confessiamo che il Figlio di Dio è il Signore della nostra vita. Amen. Perché chi crede che Gesù è il Signore, amen, ha la vita. Noi dobbiamo credere in questo. Alleluia. Per finire ancora un altro versetto, dice nel verso 20, prima Giovanni 5, 20, dice: ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto. Lo sai tu che il Figlio di Dio è venuto? È venuto in questo mondo? È stato mandato da Dio? È venuto in questo mondo? Noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento. Gesù Cristo è venuto per darci l'intelligenza, l'intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel figlio, nel suo figlio Gesù Cristo, questo è il vero Dio e la vita eterna. Noi siamo nel vero. Il suo figlio Gesù Cristo, questo è il vero Dio e la vita eterna. Tu devi credere con tutto il cuore che Gesù Cristo è venuto in questa terra. Amen. Che è morto sulla croce per te. Tu lo devi ricevere nel tuo cuore, lo devi credere con tutto il cuore che lui è il figlio di Dio, lo devi confessare. Perché se tu credi nel tuo cuore che Gesù è il Signore e tu lo confessi con la tua bocca che lui è morto, che lui è risuscitato, che Dio lo ha risuscitato dai morti, e tu credi che lui è il tuo salvatore, tu sarai salvato. Se tu credi nel tuo cuore e lo dichiari con la tua bocca, dice la Bibbia,
Allora noi dobbiamo dichiarare, ancora questa mattina, noi dobbiamo dichiarare: Gesù Cristo, io credo! Gesù Cristo, io credo! Che tu sei il Figlio di Dio! Il Figlio di Dio! Che è venuto in questo mondo! Per salvarmi! Per liberarmi! Gesù Cristo! Io ti confesso come Signore della mia vita. Grazie, Signore, che sei morto sulla croce per me, per purificarmi da tutti i miei peccati. E ancora in questo momento, Signore, Gesù, ti chiedo perdono, perdonami di ogni peccato, di ogni male. Cambia il mio cuore. Signore Gesù Cristo, riempi il mio cuore con la tua presenza. Liberami da ogni male, liberami dal buio, liberami da ogni catena del peccato, del diavolo. Signore, purificami. Gesù Cristo, io credo in te, che tu sei risuscitato dai morti, che tu sei vivo e che oggi tu rispondi alla mia preghiera e mi fai vedere la tua gloria. Signore Dio, metti la tua presenza, metti il tuo Spirito Santo dentro di me, riempimi col tuo Spirito Santo, riempimi con la tua presenza, con la tua luce, con la tua pace. Signore Gesù Cristo, riempimi, riempi il mio cuore, riempi il mio cuore con la tua presenza, perché la tua parola dice: chi ha il figlio ha la vita, ma chi non ha il figlio non ha la vita. Ma io questa mattina, con la fede nella tua parola, io dichiaro che il Figlio di Dio, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, vive in me, è dentro di me, e che io ho il Figlio, e che io ho Gesù nella mia vita. Gesù è nella mia vita. Gesù, sei nella mia vita. Io credo in te. Grazie perché tu mi dai la vita eterna, perché tu mi proteggi, perché tu mi aiuti, Signore. Oh Dio mio, tu mi aiuti a camminare, tu mi aiuti a seguirti, tu mi aiuti a fare la tua volontà. Aiutami, Signore, a fare la tua volontà, a camminare nella fede, a camminare nella luce. Aiutami a essere santo, perché tu sei santo. Dammi la forza potente col tuo Spirito Santo e fammi vedere con occhi nuovi, fammi pensare con una mente rinnovata, con una mente spirituale, fammi vedere con gli occhi spirituali, fammi vedere con gli occhi della fede, perché io voglio vivere per fede. Io voglio vivere ogni giorno in contatto con te, mio Signore e mio Dio, Signore Gesù Cristo. Io voglio sempre stare con te. Alleluia, alleluia. Grazie per questa grande salvezza, grazie per questo dono, Padre. Aiutaci a non disprezzare il tuo dono, a non prendere alla leggera il tuo dono, Signore. Aiutaci a non disprezzare mai la tua parola, ma come abbiamo letto, Signore, a conoscerti sempre di più. Oh Padre nostro e Gesù Cristo che tu hai mandato, perché questa è la vita eterna, conoscere te. Signore, aiutaci a conoscerti giorno per giorno. Aiuta i miei fratelli, le mie sorelle a conoscerti giorno per giorno. Signore, nel nome di Gesù, aiutaci a conoscerti sempre di più. Che lo Spirito Santo
alleluia, ci guidi nella verità della tua parola, nella verità della Bibbia, nella verità delle sacre scritture, che lo Spirito Santo ci guidi nella verità e metta nei nostri cuori un grande desiderio di conoscerti, di leggere ogni giorno la tua parola, Signore, di stare sempre in contatto con te, Signore, che ogni giorno ti possiamo conoscere sempre di più. E ti preghiamo per questo giovane che è qui con noi, alleluia, per questo ragazzo, Padre, oh Dio, alleluia, che tu hai fatto venire qui, alleluia, per fragure, Signore, alleluia. Ti preghiamo, illuminalo nel nome di Gesù, alleluia. Spezza le catene nel nome di Gesù, alleluia, alleluia. Scaccia via ogni spirito contrario, alleluia, che ci possa essere nella sua vita, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Che lui conosca la tua verità, che lui confini in te, Gesù Cristo, alleluia. Toccalo, illuminalo, fagli sentire che tu sei presente, alleluia, che tu sei reale, Signore, ti prego, cambia il suo cuore, Signore, alleluia, perché lui ha ascoltato la tua parola con umiltà, Signore, lui ha ascoltato la tua parola con umiltà, alleluia, e io credo che lui ha avuto fede in te, Signore, alleluia, riempilo con la tua presenza, alleluia, Signore, che questo giovane sia una nuova creatura in Cristo, che lui possa seguire Gesù Cristo, conoscere Gesù Cristo sempre di più, che da oggi la sua vita cambi in un modo meraviglioso, in un modo potente, alleluia, che lui ti confessi come personale salvatore e Signore della sua vita, Gesù Cristo, che lui, alleluia, ti invochi con forza, che lui chiami il tuo nome con forza, alleluia, e che lo Spirito Santo, alleluia, possa riempire il suo cuore, alleluia, gloria a Dio, accendere una grande fiamma, alleluia, nel cuore di Framura, Padre, alleluia, un grande fuoco dello Spirito Santo, alleluia, una grande luce dello Spirito Santo, alleluia, e che lui possa diventare, Signore, un vero figlio tuo giorno per giorno, alleluia, un tuo discepolo, uno strumento per portare la tua parola alle altre persone che sono perdute, Padre, alle persone che non ti conoscono, Padre, che sono confusi nel buio, nel peccato, nella falsa religione di questo mondo, Signore, che questo ragazzo possa essere un tuo messaggero, Signore, verso i suoi connazionali, verso gli albanesi, Signore, e verso ovunque andrà lui possa essere ripieno della tua luce, Padre, alleluia, prendilo per mano, Signore, alabara scedere le sai, calabara calabassui, penetra col tuo spirito nella vita di questo giovane, Padre, oh Padre, che lui senta, Signore, qualcosa di speciale, alleluia, della tua presenza in questo momento, alleluia, alleluia, Gesù Cristo, perché tu sei vivo, amen, tu sei risorto dai morti, amen, Gesù Cristo, alleluia, tu sei qui, Signore, tu sei qui, alleluia, alleluia, amalabatere cascemi assui, kendalabarai, reikatabarassia, hai corobostemia, hai, la tua luce, alleluia, noi dichiariamo per fede, noi profetizziamo, alleluia, che la luce del Signore dissolve tutte le tenebre, alleluia, via le tenebre, via le tenebre, alleluia, sia la luce, per fede noi lo profetizziamo, sia la luce del Vangelo, sia la luce di Gesù Cristo, sia la luce del vero Dio, alleluia, nel cuore di questo giovane, Padre, nella mente di questo giovane, e in questo momento scenda una conoscenza spirituale, una conoscenza soprannaturale della tua verità nel suo cuore, Padre, col tuo spirito, alleluia, la conoscenza della verità per mezzo dello Spirito Santo, alleluia, per fede noi dichiariamo sia la luce, alleluia, la luce del Signore nostro Gesù Cristo nella sua vita, ma anche nella nostra, Signore, perché ogni giorno abbiamo bisogno di essere illuminati, Signore, togli ogni oscurità, togli ogni ostacolo dal nostro cammino, ogni pensiero negativo, ogni dubbio,
ogni tristezza, ogni peso, ogni male. Alleluia, togli Signore ogni parola contraria, ogni pensiero malvagio, ogni ostacolo Signore, alleluia, ogni barriera, toglila Padre, alleluia, nel nome di Gesù abbiamo fede, perché tu ce l'hai promesso Signore, che se noi abbiamo fede come un piccolo grano di senape, noi possiamo dire a questo monte spostati e gettati nel mare, e il monte si sposterà, e noi per la fede nel glorioso nome di Gesù Cristo, nel potente nome di Gesù Cristo, spostiamo ogni montagna, via ogni montagna, via ogni ostacolo, via ogni male dalla nostra vita, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, il figlio del Dio vivente, il Cristo, il re dei re, nel potente nome di Gesù. Noi ordiniamo, Signore, che ogni montagna si sposti dalla nostra vita. Gloria a Dio, alleluia. E noi andiamo avanti, Padre, avanti, avanti, avanti. Per la fede andiamo avanti. Alleluia. Nel nome di Gesù andiamo avanti, gloria a Dio. Nel nome del Signore. E prendiamo nuove forze in te, Signore. Io prendo nuove forze in te. Dillo questa mattina, alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi, non guardare né a destra né a sinistra, guarda verso l'alto, guarda verso il Signore, abbi fede, sii spirituale, alleluia, guarda verso di Lui, con la preghiera, con la fede, alleluia, alza le tue mani davanti a Lui e digli: io ricevo nuove forze, io ricevo nuove forze, alleluia, io ricevo nuove forze, alleluia, io ricevo l'unzione questa mattina, l'unzione dello Spirito Santo, io ricevo da te Signore, io ricevo quello che tu hai preparato per me Padre, io ricevo, alleluia, il tuo bene, il tuo favore Signore, io ricevo, alleluia, la tua benedizione ancora questa mattina, io ricevo Padre, io credo Padre, alleluia, 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 ti ringraziamo Gesù, amen e amen, alleluia, 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 oh Gesù, grazie del tuo amor per me, alleluia, che in un istante libero mi fe, alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre, perché tutto sei per me, sei il mio Signore. Digli Gesù grazie, oh Gesù grazie, alleluia, del tuo amor per me, grazie del tuo amore che in un istante libero mi fe, alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre, perché tu sei per me, sei il mio Signore. Grazie, sì, Signore, del tuo amor per me. Confessalo questa mattina, che in un istante libero mi fessi libero nel nome di Gesù. Alzo la voce, lodo te, sempre perché
il mio Signore. Alleluia, sei il mio Signore. Sì, Padre, noi dichiariamo la libertà. Dichiariamo libertà. Perché la tua parola dice, alleluia, noi lo vogliamo dichiarare, proclamare questa mattina, che se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, alleluia, il Figlio vi fa liberi e siete veramente liberi, dice il Signore. Oh, alleluia, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, per quelli che camminano nello Spirito e non nella carne. Noi siamo più che vincitori per mezzo di Gesù Cristo che ci ha tanto amato. Ed è scritto che nella morte, nella vita, né angeli, né principati, né potestà, nella fame, nella nudità, nella spada, nelle altezze, nelle profondità, alleluia, niente, nessuno ci potrà mai separare dall'amore di Dio. L'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Niente ci potrà separare, Padre. Niente ci potrà allontanare. Tu non ci abbandonerai mai. Perché il tuo Figlio è morto per noi, Padre. È risuscitato per noi. E Lui intercede per noi alla destra del Padre. E noi vogliamo stare attaccati a Te, Signore. Noi vogliamo stare attaccati a Te. Attaccati a Te. Guida i miei fratelli, le mie sorelle, affinché ognuno di loro stiano attaccati a Te, Signore, 24 ore al giorno, giorno e notte, in ogni momento della loro vita, stiano attaccati a Te, Gesù. Gesù meraviglioso, Ti amiamo, Ti adoriamo, Ti ringraziamo per ogni bene, Signore, per ogni grazia. Amen. Nel nome di Gesù. Alleluia.